Allora, questa mattina siamo entrati in questo campo, in questo complesso sportivo molto, molto bello. Siamo a Vigne Nuove, nella periferia di Roma, quarto municipio. Questo spazio da circa 3-4 mesi è in completo disuso e abbandono a seguito del fallimento della società che gestiva questo impianto, la Polisportiva delle Vittorie. La Polisportiva delle Vittorie aveva affidato la scuola calcio di questa società ad Angelo Di Livio. In seguito al fallimento della società, questo impianto è completamente abbandonato. Questo impianto ha un bellissimo campo da calcio a 11 con una tribuna, due campi da calcetto, uno da calciotto, palestra, ristorante e dall'altra parte pista d'atletica. In aggiunta a tutto ciò, alle spalle di questo impianto c'è un altro centro commerciale abbandonato a seguito diciamo, della costruzione di un centro commerciale più grande qui vicino che si chiama Porta di Roma. Noi siamo entrati in questo posto per, diciamo così, restituirlo al quartiere, per chiedere una custodia sociale di questo posto, perché da qualche tempo i ragazzi del quartiere entrano nel posto giustamente chiedendo spazi per giocare, però c'è il rischio che vengano distrutte tutte le attrezzature che ci sono qua dentro. Questo qui è un posto comunale, che però è stato gestito in maniera privata, diciamo così, quindi anche il quartiere si trova di fronte dei prezzi di un privato e quindi noi chiediamo che questo posto venga, diciamo così, discusso, l'assegnazione di questo posto venga discusso con le associazioni di quartiere, con il quartiere stesso e che possa essere un bene che il quartiere, di cui il quartiere possa godere, perché crediamo che lo sport sia a tutti gli effetti un diritto di cittadinanza come altre cose fondamentali come la sanità e la scuola pubblica. E quindi invitiamo tutti quanti, tutti coloro che possano, domani mattina, già dalle 10, avremo dei tornei di calcetto anche per i più piccoli, successivamente alle 11 ci sarà un'assemblea pubblica, a seguire un pranzo sociale e nel pomeriggio altre attività sportive che spaziano soprattutto per quanto riguarda le arti marziali, quindi box, full contact, kickboxing, difesa personale e anche calcetto nel pomeriggio sia per gli adulti che per i bambini. E quindi vi invitiamo tutti a venire a trovarci.